Una giornata storica, una bella giornata per la nostra comunità, ma non solo, per tutto il nostro territorio. Abbiamo voluto condividere l'apertura del nostro stadio con i sindaci del nostro comprensorio, così come con il sindaco dell'area metropolitana, perché questo stadio della città di Terrasini sarà a disposizione di tutti i nostri paesi. Una vera gioia perché le nostre società, finalmente i nostri ragazzi hanno un campo dove poter giocare. È stato un impegno importante da parte dell'amministrazione portare avanti i lavori durante un periodo pesante come la pandemia. Voglio ringraziare dal Ministero degli Interni, è stato un finanziamento proprio per le aree degradate e con questo finanziamento veicolato tramite l'area metropolitana siamo riusciti a ridonare questo luogo, ad aprirlo dopo 10 anni alla nostra comunità e ai nostri ragazzi. Quindi giornata importante, bella, lo sport è bello, unisce e oggi è una giornata veramente di gioia per tutti noi. Bene, oggi 22 luglio 2022, finalmente il campo di Terrasini ha avuto il suo giorno importantissimo. Siamo entrati finalmente di diritto in questo campo dove da ora in avanti avremo modo di divertirci, di fare attività giovanile, di prima squadra, un bene che è aperto a tutta la comunità, a tutti i nostri ragazzi. Noi come Scuola Calcio Renzolo Piccolo, col numero di ragazzi di squadre, andremo a affrontare quasi tutti i campionati della federazione. La nostra società è in fase di fusione con la Scuola Calcio del Città di Cinisi, questo darà più valore alle nostre categorie. Poi il giorno più importante per quanto mi riguarda a livello professionale, oggi la tribuna viene intitolata a mio papà, è un giorno importantissimo, che devo dire, sono felicissimo. Unisce ad una comunità un bene collettivo e lo si rende funzionale e soprattutto finalizzato all'uso e alla fruizione da parte delle giovani generazioni nel segno della coesione e nel segno della speranza, io credo che quello sia un bel giorno per qualunque amministrazione. Lo è per l'amministrazione di Terrasini, lo è per le amministrazioni dei paesi di questo comprensorio che evidentemente potranno accedere e fruire di questo rinnovato impianto sportivo, lo è per l'amministrazione della città metropolitana che in questo momento, quale sindaco di Palermo, ho l'onore e il piacere di coordinare. È un momento importante per voi, per la vostra comunità, ma vorrei dire che questo è un momento importante per tutta la Sicilia e per tutto il territorio metropolitano di Palermo. I comuni, gli 81 comuni della provincia, sono chiamati ad una sfida importante che è quella della utilizzazione delle risorse, di quelle risorse che vengono dal PNRR e da quelle risorse che vengono dai fondi diversi dal bilancio comunale, dai magri bilanci comunali. Ecco perché è importante uno sforzo corale, uno sforzo di tutti che deve guardare soprattutto alla capacità di progettazione e alla chiarezza della pianificazione non solo urbanistica con riferimento alla città, al paese, ma nella logica comprensoriale, cioè noi dobbiamo immaginare in questa nostra provincia delle aree omogenee che siano capaci di esprimere positivamente la propria vocazione in direzione di alcuni fondamentali asset dello sviluppo. Qui ovviamente parliamo di turismo, parliamo di mare, parliamo di salubrità dei luoghi e quindi parliamo di sport, che come è stato ricordato è uno dei punti fondamentali per l'educazione dei giovani, perché è solo attraverso la motivazione e l'aggregazione dei giovani nell'attività sportiva che noi diamo una complementazione utile, direi fondamentale, al processo educativo che li deve vedere domani responsabili cittadini di questo paese, di questa nostra area metropolitana, di questa regione. E allora
auguri e complimenti alla vostra amministrazione comunale, un incoraggiamento a tutti gli amici e colleghi sindaci di questo comprensorio, un saluto a tutte le famiglie, ai cittadini che oggi siano qui presenti, ma soprattutto un particolare abbraccio a tutti i giovani che oggi recuperano la dimensione e la cifra di un impianto sportivo importante recuperato alla fruizione collettiva e come tale oggetto di un risultato positivo dell'amministrazione, ma di un grande e importante traguardo per la vostra città.